Ciao ragazzi, siamo Francesca e Roberto, benvenuti sul nostro canale e oggi vi portiamo in Sicilia, precisamente a vedere le città più belle della Sicilia orientale per un itinerario di 7 giorni circa. Quindi un on the road di una settimana in Sicilia. Andiamo! Catania è una tappa da non perdere in un tour della Sicilia. Per innamorarsi di lei basta osservare il profilo dell'Etna stagliarsi contro il cielo passeggiando per le vie del centro storico. Il luogo di ritrovo della città è Piazza Duomo, dove si trovano la cattedrale di Sant'Agata, patrona di Catania, e la fontana dell'Elefante. Quest'ultima, chiamata Liotru dagli abitanti della città, è il simbolo di Catania ed è circondata da miti e leggende. Si dice infatti che Liotru derivi dal nome Eliodoro, un aspirante vescovo della diocesi di Catania che abbandonò la regione cattolica per dedicarsi alla magia. Secondo la leggenda, infatti, fu lo stesso Eliodoro che scolpì l'elefante, forgiandolo con la lava dell'Etna per poi dargli vita e cavalcarlo a suo piacimento. Sul lato sud della piazza si trova poi la fontana della Menano, dedicata al fiume omonimo, rappresentato come un giovane che tiene in mano una cornucopia. Oltrepassando la statua, si giunge infine al chiassoso e pittoresco mercato del pesce. Il mercato si svolge qui sin dall'Ottocento ed è un'esperienza di folklore unica e imperdibile che ricorda come atmosfera quella di un succo arabo. Risalendo via Etnea verso nord e oltrepassando le rovine dell'antico anfiteatro, si giunge a Villa Bellini, il più antico dei 4 giardini principali di Catania. Fra fontane e giochi d'acqua, questo è il luogo ideale per prendersi una pausa durante le calde giornate estive ed è anche un ottimo luogo dove far giocare i bambini. Alla dimora di Mauro, in centro, proprio centrissimo storico di Catania. È stata aperta alla collettività, quindi oltre alle camere qui vengono fatti eventi sia privati ma anche proprio per il territorio, quindi cene, pranzi, concerti, insomma tutta una serie di eventi che vengono proprio ad aprirsi per quella che è questa zona. Poi vabbè, una cosa da famiglia proprio è il fatto che ha tutta la parte per cucinare, ma poi è comoda perché magari si sta in giro tutto il giorno, si arriva a sera tipo stremato e quindi si cucina qualcosa. E poi mi piace il fatto che siamo in centro, ma praticamente è come quando si varca il portone, è come entrare in un altro mondo, non si sente più nessun rumore e è un'oasi nel centro della città. Il Duomo è qua dietro, ma qui non si sente nulla, un posto incredibile, patato. Ad Acitrezza, per tutti quelli che sono stati ossessionati dai lupini dei Malavoglia. I lupini! Qui Berga ha ambientato la sua storia, ma soprattutto per tutti gli altri. Quindi lì sono i faraglioni. La leggenda dice che Polifemo, arrabbiato nero accecato, una volta che fu accecato, scagliò i enormi massi, e quelli lì sono gli enormi massi. Ma la domanda è: cosa sono i lupini? Non l'ho ancora capito. Li cerchiamo adesso. Dai 25 gradi di Acitrezza alla neve e ai crateri dell'Etna. Un freddo, le mani gelate, ma va tutto bene. Adesso facciamo il giro dei crateri silvestri. Un piccoletto lì che gioca con la neve, non gli pare vero. Seconda tappa del nostro tour della Sicilia orientale è Siracusa, patrimonio UNESCO, patria di Archimede e città dalla storia millenaria.
I resti del dominio greco-romano sono ancora oggi ben visibili presso il parco archeologico, dove si trovano in particolare l'antico teatro greco, situato sulle pendici del colle Teminite e ancora oggi utilizzato per gli spettacoli estivi, e l'orecchio di Dioniso, una grotta artificiale dalla forma particolare che amplifica i suoni, scavata nell'anatomia del paradiso, l'antica cava di pietra calcarea. L'espressione orecchio di Dioniso è stata coniata dal Caravaggio durante una visita e richiama la leggenda secondo cui il tiranno Dioniso fece scavare la grotta dove rinchiudeva i prigionieri e, nascosto in una cavità, ascoltava ciò che essi dicevano. L'aspetto di erba del centro cittadino, situato sull'isola di Ortigia, è tuttavia tipico del barocco siciliano, in seguito alla ricostruzione avvenuta dopo il terribile terremoto del 600. Simbolo di questo periodo è la cattedrale della Natività di Maria Santissima, ovvero il Duomo di Siracusa, affacciato sull'omonima piazza, dove si incontrano turisti e gente del posto. I colori degli edifici hanno quasi sempre facciate bianche con sfumature giallo-oro, perché sono edificate con la pietra degli Iblei, o pietra torrone come la chiamano qui, una particolare pietra locale facilmente modellabile dalle tonalità beige. Per questo motivo Siracusa è anche nota come la città bianca. Poco distante dal Duomo si trova la Fonte Retusa, che i siracusani chiamano anche la Fontana delle Paperelle. Si chiama la Fontana delle Paperelle, si chiama la Fonte Retusa, perché qui dietro c'è una fontana d'acqua dolce e là c'è il mare. Qui ci sono anche le papere e i pesci. E quello è il papiro, la pianta del papiro. E questa fontana ha una storia molto antica, perché la leggenda dice che la ninfa Retusa voleva fuggire da questo giovane Alfeo che si era innamorato di lei, e lei non lo voleva e chiese quindi a Minerva di scappare, diciamo così, di poter fuggire da questo amore, e la dea Minerva la trasformò in una fonte, perché è rarissimo che una fonte di acqua dolce sia praticamente accanto al mare. Lasciata Ortigia, la nostra giornata termina con un indimenticabile tramonto sul mare nel Parco Nazionale del Plemmirio, presso l'hotel La Rosa sul Mare, dove ci fermeremo per la notte. Dopo un'abbondante colazione con vista sul mare, lasciamo l'hotel e proseguiamo il nostro viaggio in direzione Noto, ma prima decidiamo di fare una sosta alla bellissima spiaggia di Fontane Bianche che si trova nei pressi di Cassibile. Nonostante sia solo primavera e l'acqua sia ancora piuttosto fredda, qualcuno approfitta della bella giornata per fare il bagno, mentre noi ci dilettiamo a fare i castelli con la sabbia bianca tipica del luogo. Arriviamo a Noto nel tardo pomeriggio e decidiamo di esplorare a piedi il centro cittadino della capitale del barocco, nonché patrimonio dell'umanità. L'antica Noto si trovava 8 km più a nord sul monte Alveria, ma in seguito alla distruzione causata dal terremoto dell'11 gennaio del 1693, il duca di Camastra, Giuseppe Lanza, decise di ricostruirla nel sito odierno, coinvolgendo diverse personalità illustri dell'epoca, quali ad esempio l'architetto Rosario Gagliardi, considerato il padre del barocco siciliano. Fra i monumenti di spicco segnaliamo la cattedrale di San Nicolò, il cui profilo sormonta una scalinata imponente e si staglia dorato al tramonto. Sempre lungo Corso Vittorio Emanuele, e proprio di fronte alla cattedrale, si trova il sontuoso Palazzo Ducezio, progettato dal grande architetto Vincenzo Sinatra e oggi sede del comune. Il corso, interamente pedonale, è punteggiato di locali e bellezze architettoniche, per cui decidiamo di attardarci nonostante il nostro hotel non si trovi in città, bensì sul lido di Noto. La nostra scelta è ricaduta sull'hotel Ionio, una struttura family friendly fronte mare. Oggi siamo al lido di Noto, dietro c'è il mare e siamo all'hotel Ionio. Siamo arrivati ieri sera, siamo andati a fare un giro a Noto, bellissima illuminata, e questa mattina ci siamo svegliati con questa luce incredibile e questo panorama. Che sembra giugno praticamente. Sembra giugno, infatti siamo in maniche corte. Questo hotel è veramente adatto ai bambini, innanzitutto per la posizione, perché praticamente attraverso la strada c'è il mare e siamo già andati a fare un giro in spiaggia. C'è il mare basso, la sabbia, insomma vabbè, abbiamo già il bimbo che vuole andare a fare il bagno anche se non è esattamente stagione. Poi c'è un parco giochi proprio dietro dove i bimbi possono giocare. Noi abbiamo in camera la camera con ovviamente il terzo letto, ma abbiamo in camera un frigorifero dove possiamo mettere due cose per il bimbo. E poi vabbè, la colazione è stata super friendly.
cilindri per il bimbo, gli hanno portato mille cose, mille attenzioni, veramente gentili. Si vede che sono abituati ad avere i bimbi in giro. E adesso cosa ci hanno consigliato di fare oggi pomeriggio? Abbiamo già la cartina, cioè abbiamo già il giro, adesso vediamo un attimino come organizzarci. Dobbiamo andare a Vendicari, ci hanno detto assolutamente, e poi dobbiamo andare a Marzamemi. Sarebbe bello riuscire a passare anche ad Avola. Bene, allora direi che è tutto, possiamo partire. Partiamo, c'ho la cartina, andiamo. La nostra prima meta della giornata è la riserva naturale di Vendicari, dove si trova l'antica tonnara che risale al 1700. Questo territorio, che si estende per oltre 1500 ettari, è costituito da una fascia costiera acquitrinosa dove gli uccelli migratori provenienti dall'Africa fanno sosta prima di riprendere il viaggio verso il nord Europa. Non è raro infatti osservare fenicotteri, trampolieri, cicogne e erroni cinerini intenti a cercare cibo fra i pantani e le saline naturali. La zona era già abitata durante il periodo ellenistico, come testimoniano alcune vasche per la lavorazione del tonno e la produzione del garum risalenti a quel periodo. Poco più a sud della riserva si trova poi il piccolo borgo di Marzamemi, frazione di Pachino e sede di una delle più importanti tonnare della Sicilia, che restò attiva fino al 1969. Oggi Marzamemi è una pittoresca località turistica dove venire per gustare qualche prelibatezza a base di pesce, nonché sede di alcuni episodi della serie televisiva del commissario Montalbano. Prima di proseguire il nostro viaggio, decidiamo di spingerci a sud, fra i campi di pomodori di Pachino, fino a raggiungere Porto Palo di Capopassero, il comune più a sud della Sicilia, dove si incontrano Mar Ionio e Mar Mediterraneo. Siamo in un posto strepitoso, quella è l'isola di Capopassero. Ci siamo fermati prima di tutto perché questo è il punto più a sud, fondamentalmente, dell'Europa. E poi perché abbiamo visto questo parco giochi e il patatone. Ovviamente non si è fatto sfuggire l'occasione per giocare, ma eccolo qua, lui è un po' il fiatone. Esatto. Perché? La loro era quella dopo. Esatto, perché noi abbiamo lasciato la macchina là e non sappiamo esattamente se sia divieto di sosta, però abbiamo detto, ah sì, dai, tanto siamo qua. Solo che mentre eravamo fermi a guardare l'isola abbiamo visto qualcuno che tentava di aprirla. Ci siamo presi malissimo, Roberto è corso là e poi i tipi probabilmente avevano la macchina parcheggiata avanti e si erano solo sbagliati. Vabbè, ok. Comunque, già che ci siamo, vi faccio continuare il mal di mare e vi faccio vedere, ecco qua, cioè, questo posto è spettacolare. È bellissimo, c'è il faro là dietro, è veramente, poi oggi è una giornata meravigliosa. Il giorno successivo partiamo di buon'ora alla volta di Ragusa, ma visto che siamo golosi non ci facciamo scappare l'occasione di fare una sosta a Modica, città un tempo fra le più ricche e potenti della Sicilia, e ora famosa per il suo tipico cioccolato prodotto secondo procedimenti di origine azzeca. Ed è proprio il Museo del Cioccolato di Modica la nostra prima fermata della giornata, dove immersi nel profumo inebriante emanato dalle statue di cioccolato, scopriamo i segreti che rendono unico questo prodotto. Il cioccolato di Modica, infatti, è prodotto con un particolare metodo di lavorazione a freddo, che evita la fase di concaggio e che prevede due soli ingredienti, il cacao e lo zucchero, che vengono miscelati insieme ad una temperatura non superiore ai 40 gradi e che conferiscono al prodotto la tipica consistenza granulosa e friabile. L'introduzione della lavorazione del cioccolato a Modica si deve agli spagnoli, che la portarono qui nel XVI secolo e per molto tempo è stata una tradizione delle famiglie nobili del luogo, prima di acquistare fama internazionale e ottenere il riconoscimento europeo IGP. Dopo tanta teoria, però, decidiamo di passare alla pratica visitando il laboratorio dolciario Casa Don Puglisi, un'istituzione che coniuga la produzione di ottimo cioccolato modicano con una finalità sociale, il reinserimento lavorativo delle giovani mamme accolte nella casa insieme ai loro figli. Mi stai mangiando il cioccolato, ma adesso cosa proviamo? L'impanatilla. Mi raccomando, non ingozzarti. No, non mi ingozzo. Lo facevano le benedettine dentro, c'è il ripieno di carne. Così, impanato. Ecco. Eccolo qua, guarda. Esatto. Si pronuncia in un modo che io non so pronunciare, ma si scrive così. E dentro c'è la carne, ma anche il cacao. Ed è dolce. Adesso proviamo. Adesso proviamo. Modica però non è solo una tappa imperdibile per i golosi, ma è anche uno dei luoghi più iconici dove ammirare l'architettura tardo barocca.
Uno dei monumenti simbolo del barocco siciliano è il Duomo di San Giorgio, progettato dall'architetto Rosario Gagliardi, con la sua imponente facciata a torre alta 62 metri, che si staglia sopra una scalinata da 164 gradini e che domina la città dall'alto del Colle Pizzo. Risalente al 1300 è il Duomo di San Pietro, anch'esso parzialmente ricostruito secondo lo stile barocco dopo il terremoto di fine 600. Si trova lungo Corso Umberto I, che anticamente era sede del fiume Modicano, ma che fu interrato nel 900. Lungo la scenografica scalinata sono collocate le statue dei 12 apostoli, che qui vengono chiamati anche santoni. Dopo aver passeggiato lungo e raggiunto il Pizzo Belvedere, da cui si gode di un meraviglioso panorama sulla città bassa, decidiamo di proseguire il nostro viaggio verso Ragusa, ultima tappa del nostro tour della Sicilia orientale. La location dove trascorreremo la notte è il Giardino sul Duomo, che, come fa intendere il nome stesso, è uno spettacolare hotel con vista sulla cupola del Duomo di Ragusa Ibla. Siamo al Giardino sul Duomo, letteralmente, nel senso che quello là è il Duomo e che giù qui c'è un giardino stupendo con la piscina, gli alberi in fiore, meraviglioso, i tavolini, insomma, un'oasi di tranquillità nel centro di Ragusa Ibla. Però oltre al giardino, oltre alla vista, mi è piaciuto un sacco il fatto che gli appartamenti, almeno l'appartamento dove siamo noi, è ricavato all'interno di una casa antica con proprio le volte di pietra. E poi vabbè, per me è sempre un plus quando trovo una struttura che ha una cucina, quindi posso cucinare. E poi gli spazi sono veramente ampi, abbiamo una camera da letto gigantesca, una bellissima sala cucina con appunto angolo cottura, e poi vabbè, un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco è la colazione con prodotti tipici siciliani e con marmellate che vengono prodotte da loro proprio qua presso l'hotel. Ragusa si divide in due grandi quartieri, Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, quest'ultima sorta sulle rovine dell'antica città devastata dal terremoto e costruita in linea con la struttura medievale preesistente. Secondo alcuni storici, il nome Ibla deriverebbe dall'antica colonia greca di Ibla Eraia, ma non esistono prove certe a supporto di questa tesi. Resta tuttavia lo splendore del centro storico barocco, che coi suoi monumenti patrimonio UNESCO rendono Ragusa una delle città più visitate della Sicilia. Il Duomo di San Giorgio, patrono della città, è ancora una volta opera di Rosario Gagliardi, che a detta di molti, con questo edificio ha realizzato la sua opera migliore. La chiesa, la cui cupola è visibile da praticamente tutta Ibla, si affaccia sulla grande piazza, incorniciata da eleganti palazzi e punteggiata di bar e ristoranti. Proseguendo lungo Corso 25 Aprile si giunge infine al Giardino Ibleo, il più antico dei quattro giardini principali di Ragusa. Affacciato sulla vallata dell'Irminio, nella parte est di Ragusa Ibla, questo parco fu voluto da alcuni nobili a metà del 1800 ed è ancora oggi un luogo che accoglie molti turisti in cerca di refrigerio e tranquillità. Prima di tornare in albergo però ci fermiamo nei pressi di Rosso Cinabro, un'antica e coloratissima bottega di artigiani che si dedicano al restauro e alla decorazione dei caretti siciliani. Biagio Castelletti e Damiano Rotella sono i protagonisti di questa attività che mira a preservare e a tramandare questa antica arte. In un tripudio di colori ci spiegano la loro storia e quella dei carretti, che un tempo erano un elemento imprescindibile nella vita degli uomini siciliani e che erano simbolo della ricchezza della famiglia. La nostra avventura siciliana si conclude qui, con uno spettacolare tramonto sul Duomo. In descrizione trovate maggiori dettagli sul nostro itinerario e se questo video vi è piaciuto, fatecelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video!